imparare a farla però, perché non serve dire fare cultura, bisogna capire come, perché forse a raccontare la dieta mediterranea ai più giovani rompiamo i cabassisi, come dice in Sicilia, non riusciamo a essere penetranti, non riusciamo a essere accattivanti, dovremmo trovare altri linguaggi? Ecco, io non sono un esperto di comunicazione e francamente sto dentro il mio recinto, non mi sbilancio in cose che conosco meno, però senz'altro c'è un problema di comunicazione nei confronti dei più giovani. Dico un'altra cosa, chi si salva oggi da un modello, diciamo, di consumo più vicino a quello che avevamo una volta? Parlo per esempio del pranzo, sono soprattutto i bambini, no? I 2 milioni di bambini che frequentano le scuole materne o le scuole elementari. E perché? Perché ancora, e speriamo che resti, esistono le mense scolastiche con tutti i problemi che ci sono problemi di rifiuto, anche di scarto del cibo, però ancora è un modello che serve, utile per i bambini, perché il fanno per molti di loro è il pasto principale della giornata. Cioè, e quindi bisogna partire sicuramente dalla scuola, dire, trasferire i grandi concetti del cibo, del valore del cibo, quindi far capire che non è soltanto un prodotto il cibo, ma è un condensato di valori e di cultura, rappresenta i luoghi, il territorio, quindi è qualcosa che va oltre un prodotto o una merce di questi tempi. Faccio soltanto un'ultima battuta per dire che cosa altro bisognerebbe fare. Oggi noi abbiamo constatato che con la crisi è aumentato il numero delle persone, sono oltre 600.000, i lavoratori che si portano, che consumano il pasto sul posto di lavoro, quindi portandosi da mangiare da casa. La schiscetta, è una cosa che a noi del mondo della ristorazione non fa molto piacere, però dobbiamo constatare che questo è un problema. Sul posto di lavoro, nonostante un calo di occupati, perché questo fenomeno non si registra mentre cresce l'occupazione e quindi aumenta, no, la domanda, no, cala l'occupazione, aumentano quelli che si portano il pasto. Allora dico, ma è ovvio, perché con una caduta del reddito, del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi, ma anche con un valore di quello che il servizio sostitutivo, il cosiddetto buono pasto, che cala, perché il valore medio sta crollando, sta cadendo, scusate, non uso la parola crollare che è troppo forte, non si può ovviamente ovviare a dei problemi che ci sono. Allora bisognerebbe ripensare anche queste cose, cioè qui siamo dentro una sorta di vasi comunicanti, no? Dove se togli le cose e poi aggiungi, ma anche dall'altra parte, se togli anche Luciano, parte. Però a proposito di schiscetta, visto che schiscetta è il termine che si usa proprio qua a Milano, abbiamo con noi l'assessore al lavoro, e parlavi tu anche di posti di lavoro e di persone che si portano appunto la schiscetta al lavoro, l'assessore al lavoro e formazione della provincia di Milano, il dottor Del Nero. Aspetta un attimo, scusa, voglio fare una riflessione. L'assessore al lavoro si chiama Del Nero. Vabbè. È meravigliosa questa cosa, è fantastica. Si può giocare molto. Molto. Non solo su tutte le problematiche che ci sono. Ma io sono stato intercettato, io ero in visita la fiera, passavo di qua, quindi... È un comparto che comunque offre grandi opportunità di lavoro, c'è anche chi perde il lavoro e con la buona uscita pensa di aprirsi un bar, un ristorantino, qualcosa del genere. È un comparto interessantissimo ancora in sviluppo e devo dire, nella situazione economica che tutti ben conosciamo, la cosa particolare è che il manufatturiero, da cui fa parte anche il comparto agroalimentare, per quanto riguarda l'esportazione nel 2012, il manufatturiero italiano ha realizzato uno dei picchi più alti di tutta la storia del nostro paese, all'interno dell'agroalimentare, ma questo è dovuto al fatto della qualità riconosciuta della nostra produzione, in particolare la qualità dell'agroalimentare. All'estero di fatto le persone vogliono venire a visitare l'Italia e comprare prodotti italiani, tra questi quelli alimentari. Quindi questo è un punto di forza. Come si diceva prima, c'è un problema di crisi e ci sono il fatto che le persone si portano da mangiare da casa sul posto di lavoro. Sono proliferati aperture commerciali, per esempio una volta si andava al ristorante
e la pizzeria era quando si voleva spendere un po' meno. Oggi sono aumentate le piadinerie, le hamburgerie, cioè posti dove si cerca di spendere meno. Però l'altro aspetto che ho letto qui nella vostra rilevazione è il fatto che si considera il cibo alla stregua di una materia prima da acquistare al prezzo più basso. Ecco, io questo è un esempio che mi è stato portato da esperti del vostro settore. La cosa particolare è che quando uno compra per esempio un'automobile o un altro prodotto per cerca di guardare la sicurezza, per cui ci aggiunge l'airbag, ci aggiunge tutta una serie di cose costosissime perché dice vado in alto, devo essere sicuro. Quello che mangia non importa. Per cui fra un prodotto che costa un euro e uno che ne costa 0,5, la pasta, non lo so, compra quella che costa meno, poi chiama a casa la moglie, spende un euro e mezzo di telefonate per dire tutta la pasta. C'è un po' di contraddizione nel nostro comportamento. L'altro aspetto è cercare di stare attenti sui prodotti nostri. Si parlava prima di olio extravergine di oliva, purtroppo ormai molte delle aziende che hanno il marchio italiano, nel caso per esempio dell'extravergine, non sono più prodotti italiani. Basta leggere quando c'è scritto prodotti comunitari e la maggior parte di questi, la Spagna è un grande produttore di olio, grandissimo ma di una qualità inferiore al nostro. Allora bisognerebbe che i nostri consumatori, per esempio, fossero attenti anche a questo aspetto, alla qualità del cibo, visto che essendo una cosa che mettiamo dentro, ripeto, un marziano che venisse da fuori si meraviglierebbe del fatto che uno sta attento alla sicurezza dappertutto e quello che butta dentro. Sì, questo è un concetto che noi diciamo sempre, conosciamo tutto ciò che ci mettiamo addosso, fuori, dominiamo la tecnologia eccetera, e poi non pensiamo mai a cosa mettiamo dentro il nostro corpo. Questo ringrazio il dottor Del Nero a proposito di quello che ha detto, fa veramente ridere comunque, assessore formazione e lavoro Del Nero. È proprio bello, nel biglietto da visita è abbastanza inquietante. Comunque grazie assessore per il commento. Stavo facendo un ragionamento, aumentano i pasti portati sul lavoro, però diminuisce il consumo di frutta e verdura. Di solito se uno porta sul lavoro si porta una mela, una pera, un'insalata, vuol dire che si porta degli hamburger a lavorare, cioè la moglie sta a casa e prepara qualcosa, oppure il lavoratore single si porta le monoporzioni create ad arte, qual è il problema? Allora, quando noi diciamo si consuma sul posto di lavoro, non necessariamente, non c'è soltanto ciò che ci si porta da casa, ma magari anche, come diceva giustamente l'assessore, qualcosa che si compra fatto velocemente fuori, fatto anche un trancio di pizza, un panino, no, non consumato all'interno di un pubblico esercizio, e poi lo si porta sul posto di lavoro proprio per magari economizzare, fare al massimo economie di scala. Ma il discorso del consumo di frutta e di verdura è un dato reale, nel senso che qui parliamo di posto di lavoro, parliamo di lavoratori, ma i consumatori sono globalmente 60 milioni, non sono soltanto quelli che vanno a lavorare. E noi vediamo, e l'abbiamo visto, le chat sono dati ufficiali, non della FIPE, ma dati elaborati su fonte Istat, abbiamo avuto un calo dell'8%. Ma soprattutto, e qui adesso quindi ci spostiamo dal dato quantitativo a quello qualitativo, è il numero di persone che usa quotidianamente frutta e verdura. Allora la si usa ancora, poi magari un giorno se ne mangia il doppio, non è questo il problema, ma l'uso quotidiano che è previsto, noi conosciamo tutti la piramide, no? Che è la piramide simbolo della dieta mediterranea, dice qual è, no, l'equilibrio nell'assunzione di carboidrati, di proteine, no, di calorie complessive in un anno. Allora il problema è che non c'è l'assunzione quotidiana di una porzione di frutta, di una porzione di verdura e così via. I problemi stanno qui, perché poi quando guardate per esempio tra i più giovani, tra i bambini e i più giovani, che cosa, quanto è diffuso, no, il ricorso alla verdura, ad esempio. Vi cito soltanto un dettaglio, una curiosità. Qualche tempo fa una nota impresa di distribuzione commerciale
stava pensando di fare un lancio di comunicazione, una campagna per la promozione delle verdure all'interno dei propri punti vendita. Ad un certo punto, nel ragionare nel brainstorming che hanno fatto, qualcuno ha detto: ma qui stiamo parlando di campagna di promozione, ma il consumo sta calando, soprattutto i giovani non mangiano, allora forse il problema è a monte, cioè è inutile promuovere una cosa se non si va a capire che cosa sta avvenendo nella quotidianità. E sempre un altro aneddoto, una maestra di scuola elementare ha fatto fare, di Milano in particolare, ha fatto fare ai propri bambini, seguiva i bambini alla mensa, aveva anche il compito di seguire la mensa, ha fatto fare un tema: che cosa fate nel fine settimana a pranzo, come mangiate? Bene, la maggior parte dei bambini ha risposto: si cucina poco a casa perché vogliamo stare tutti insieme per uscire e così via, quindi non si cucinava più. Noi abbiamo detto da stime che ormai si dedica meno di un'ora al giorno, no, tra piatti preparati, pronti, e anche ovviamente c'è la parte di consumo fuori casa. Ma questo, Luciano, in tutta Italia oppure nella ricerca sono emerse delle sacche, cioè magari delle zone dove ci sono più esempi virtuosi? La famosa macchia di leopardo che si voleva tanto smacchiare. C'è ancora la macchia del leopardo e c'è soprattutto un nord che va in quella direzione, soprattutto va nella direzione di una, uso la parola modernizzazione, ma non do un valore a questa, diciamo, parola positivo o negativo, in questo caso diciamo cambiamento, mentre al sud resistono dei modelli degli stili alimentari più tradizionali, anche perché si sta più in casa, c'è ancora la cultura, no, della manipolazione, della preparazione del cibo. Questo è un problema soprattutto che riguarda soprattutto le grandi aree urbane, le grandi metropoli, Roma, Milano, Bologna, Firenze e così via, non meno i piccoli centri dove resistono, cioè, i modelli, diciamo, più tradizionali. E allora forse il lavoro andrebbe fatto proprio non facendo una cosa generale, ma pensando ad alcuni luoghi in particolare. Ecco.